Salve ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio recensirvi dei pennelli, i famosissimi pennelli di Real Technique. Finalmente, dopo immensi giorni in cui riempivo la testa di favolosi apprezzamenti su questi pennelli al mio ragazzo, lui me li ha regalati. E comunque adesso passiamo subito alla recensione e vi dico cosa ne penso di questi pennelli, perché non tutti i pennelli sono buoni, non tutti i pennelli sono comodi da utilizzare, quindi voglio dirvi tutta la verità, non perché queste ragazze sono famose e perché tutti ne hanno parlato benissimo di questi pennelli, devo dire anch'io che sono belli per essere faiga. Quindi vi dico la mia, il parere mio sincero 100%. Prima cosa, dove li ho acquistati questi pennelli? Su Amazon. Io lavoro per Superdrug adesso, sono diventata shop assistant a Superdrug. Per fortuna era il mio sogno, sono contentissima. Questa è una delle grandi novità che voi non sapete. Chi non mi segue su Facebook non lo sa. Quindi vi consiglio di aggiungermi sulla pagina Facebook, aggiungermi sul proprio mio profilo personale, dove lì, cioè, metto tutto. Quindi lo sapete. Se mi seguite. E vi stavo dicendo, però anche lì li vendiamo da Superdrug, da Boots, però costicchiano, costano 20 pound e 99 circa i set. Sto parlando dei set, i pennelli e quelli grandi comunque attorno pound 9, 10, quindi abbastanza. Mentre invece ho trovato sia su Amazon UK, quindi non so se in Italia, se non erro, ho fatto una piccola ricerca e non ci sono quelli proprio originali su Amazon, ma ci sono sul sito realtechnique.com, che spedisce in tutto il mondo. Sono internazionali, quindi potete acquistarli online. Non sono le spedizioni, ma non sono tante, non costano tanto. Io provo a fare con quello UK e comunque veramente provo con la spedizione, perché costano i set 18 dollari, scusate, che corrispondono a circa 13 euro, 14 massimo, quindi davvero molto convenienti. Quindi vi consiglio di comprarli sul sito ufficiale. Ogni tanto metto anche dei codici sconto, quindi potete approfittare. Vi faccio vedere i set. Io ho due set più un pennello singolo. Il primo set è quello là, starter set, per quanto riguarda gli occhi, questo qui viola. Poi ho l'Expert Fra, sorry, la Core Collection, che è quella comunque per il viso. E poi mi sono fatta regalare questo bellissimo fondo tinta. Perché sto così? Oggi non so parlare. Questo qui, che è il blush brush, che è quello là puffoso, non lo so, lo chiamo puffoso, è morbidoso. Sono tutti morbidissimi la qualità. Per prima cosa parliamo subito del primo set. Parliamo di quello viola, lo starter set, no? Questo qui vi faccio vedere, tutti lo sapete ormai, cioè è inutile farvi vedere, però nel dettaglio. Quindi vi faccio proprio una recensione. E non vi faccio solo, cioè il. Ok? Allora, abbiamo un pennello questo qua cicciottoso. Questo cicciottoso è da sfumatura. Mi ci trovo. Come ti trovi per sfumare, Vale? Mi ci trovo abbastanza bene. La sfumatura non viene perfetta e precisa. L'unico problema, cioè, io sono abituata a utilizzare, per quanto riguarda pennelli da sfumatura, quello di Elf, che costa veramente poco. E quello mi sfuma veramente bene e non va fuori, cioè oltre dove voglio sfumare. Questo invece è un po' più difficile da utilizzare. La precisione, cioè questo va un po' più fuori, perché essendo più cicciotto e più grosso, forse perché sono io, sono più abituata con quello, no? Ora ci devo fare la mano. Quindi vi faccio vedere lo spesso, cioè è molto molto spesso, molto morbido, riesco a sfumare, però devo gestire meglio la sfumatura, devo fare dei momenti un po' più piccoli secondo me. Comunque tutto sommato è veramente un buon pennello, quindi vi consiglio questo set per questo pennello. Poi un altro pennellino c'è questo, questa è l'applicazione comunque dell'ombretto stesso. Non so se hanno dei nomi, sì. Base Shadow Brush, ok, c'hanno il nome, cioè scusate perché sapevo sul sito che ci stavano i nomi, però non mi ricordavo. Base Shadow Brush, vabbè, è un pennello da ombretto, qualsiasi potete applicarlo sulla quella mobile, su quella fissa, potete applicarlo dove volete, quindi è un pennello tranquillo qualunque. Vabbè, lo si trova anche di tante altre marche, non così morbidoso e cicciottoso, però vabbè, non è, diciamo, indispensabile, tra virgolette, quindi se volete questo set solo per questo pennello, cioè compratelo dai cinesi, nel senso. Poi c'è questo pennello che ancora devo utilizzarlo, devo dire la verità. Questo è Ascendant Brush. Vabbè, sarà, comunque questo credo che sia comodo per quanto riguarda l'applicazione dell'ombretto, nel condotto, cioè non nel condotto proprio lacrimale, all'esterno, proprio per fare quello smoky intenso al di fuori, al di sotto, mi piace tantissimo. E
nonostante questo dato che sia ottimo, al momento sto utilizzando ancora il mio, quello di eyeliner, no, eyeliner, uno similare di un altro marchio, non ricordo quale, però penso questo che sia buono, però sia anche, tra virgolette, innocuo, cioè non è che è indispensabile, cioè, però. Questo invece è d'eyeliner, e questo si chiama Fine Liner Brush, questo che è proprio sottilissimo, questo sia, credo che sia ottimo per quanto riguarda eyeliner in gel e anche eyeliner liquidi. Io utilizzo questo pennello soprattutto su altre persone, quando non voglio utilizzare il mio, cioè, voglio utilizzare dei prodotti che sono miei e voglio farlo su cioè, usarli su altri occhi. Utilizzo proprio questo per igiene. E mi trovo bene, la precisione è veramente molto alta e riesco a utilizzare meglio, cioè a stendere meglio l'eyeliner con questo pennello che con il pennello proprio stesso in dotazione dell'eyeliner. Mi piace, sempre non indispensabile, però mi piace, va bene. E poi, infine, questo qui da, vi faccio vedere, questo qui angolato da eyeliner e questo è il brow brush che è proprio fatto per le sopracciglia. Allora, questo per le sopracciglia non è buono. Io utilizzo un pennello del genere. Non ce l'ho, purtroppo non l'ho preso. È un po' più sottile, questo è abbastanza spesso, da come vedete. L'unico problema che mi dà all'inizio, la parte iniziale, mi dà meno precisione, non lo so, perché mi diventa più doppia, più gonfia. A parte mi ci devo abituare a utilizzare questo qui, però vabbè, però è buono, cioè riesco a riempire le sopracciglia tranquillamente. Allora, opinione per questo set. È un buon set da occhi. Credo che, allora, 3 sono 5 pennelli. Buon set occhi. Ci sono dei pennelli che sono, tra virgolette, inutili, come ad esempio questo da mettere, cioè, per mettere sotto, che proprio, cioè vabbè, sì, è buono, sì, ma non è che è indispensabile, l'ho detto, e quello da eyeliner che alla fine, sì, utilizzate solo su voi stessi il make up, cioè utilizzate i pennelli che avete già, no, i pennelli che avete già inclusi negli eyeliner, quindi magari al massimo quello da sfumatura e quello d'applicazione di ombretto. Per quanto riguarda questo prezzo, veramente credo un po' eccessivo, loro comunque hanno, cioè, puntato sul grande guadagno, visto che loro stanno sul piccolo schermo di YouTube, quindi possono influenzare le persone e far acquistare questi, cioè, questi pennelli. Hanno un po' esagerato con i prezzi, secondo me, perché ho perso pennelli che possono costare anche meno. È un set che va bene per iniziare con il make-up. Comunque, con un voto su 10, da 1 a 10, gli posso dare un 7,5-8. Vanno bene, sono buoni, però non indispensabili, questo dico. Dico, quindi, se siete nuove del settore, comprate, vanno bene, sono buoni. Però, se invece avete già qualche set di pennelli come me, ce l'avete dei pennelli, fate questi, pensate che siete fenomenali, unici, come avete sentito parlare, non è che sono proprio questa grande unicità. Sono morbidosi, sì, ma alla fine non è che dovete stare lì a carezzare il pennello, cioè, per capire. Ok, adesso parliamo del secondo set, che è la Pore Collection. Questo qui è arancione, se lo vai a dare. Comunque, a parte che c'hanno questo poggiacoso, che carino, sì, è un'idea originale, però alla fine, al momento ancora devo utilizzare perché non c'ho spazio qui in camera. E poi non possono contenere tantissimi pennelli, nel senso che se voi comprate tutta la collezione che hanno, non ce la fate. Però va bene, va bene, va bene. Comunque, vabbè, è uscito il tipo dal, oddio, vabbè, non fa niente, i coinquilini che sono troppo simpatici si mettono a saltellare nel giardino come idioti. Comunque, vi faccio vedere il primo pennello. Beh, non me ne dico, non mi do in ordine, li prendo a caso. Questo è il contour brush, e in effetti è quello che utilizzo per fare il contouring. Allora, io penso, tra tutto quello che ho preso, la cosa proprio che sto utilizzando di più e mi piace di più è proprio questo set, il migliore in assoluto. Comunque, stavo dicendo, questo qui, con la forma tipo a non so cosa, c'è una forma carina, è molto morbido e mi piace molto per il contouring, perché non è né troppo grande né troppo piccolo. Riuscite a fare un contouring perfetto, davvero perfetto. Lo utilizzate comunque così, già ho fatto il contouring qui, non è molto evidente perché purtroppo la luce non mi aiuta. Ma davvero, riuscite a fare un contouring molto bello, molto preciso. Mi piace, questo gli do 10. Questo è quello che proprio mi ha più sbalordito di tutti i pennelli. Questo qui. Poi ci sta questo. Questo è quello che magari vogliamo farci anche un po' a meno. Questo è il Pointed Foundation Brush. Questo qui, perché è davvero piccolo.
anche rispetto al mio pollice, cioè piccolino, come pennello da fondotinta. Io l'ho provato due volte a prendere fondotinta con questo e non mi è piaciuto. Lascia le striature e comunque non ti dà una stesura uniforme del fondotinta. Non mi piace, veramente non mi piace. Dopo ho dovuto ripassare le mani o la spugna per cercare di dare un effetto più normale, non da non so cosa. È troppo piccolo, non mi piace. Di solitamente quando utilizzavo questo tipo di pennello, adesso non utilizzo più questo tipo di pennello per fondotinta, compravo sempre quelli più grandi perché proprio mi davano una stesura un po' più uniforme e ci perdo un po' troppo tempo. Questo non mi piace, questo gli do 5, 5, 3, non gli do niente. Non mi piace sto pennello. Al massimo lo uso per quanto riguarda il correttore, perché infatti per il correttore va bene, ma per tutto il viso è troppo piccolo. Ci mettete 2 ore e mezza solo a fare metà parte nel vostro viso. Un altro pennello è il Decelerate Brush, quello da dettaglio, questo qui. Questo lo utilizzo cioè, sempre per il fondotinta, scusate, per il correttore, preferisco l'altro per il correttore. Questo comunque per correggere magari delle zone che sono un po' più difficili da raggiungere col pennello stesso. Questo qui, ad esempio, nell'arcata del naso, oppure per illuminare un po' l'arco di Cupido, per illuminare l'arcata sottocigliare, cioè mi piace tanto questo qua così, però non è indispensabile questo, è un in più. E infine c'è quest'altro che si chiama il Buffer Brush, penso, perché ci sta togliendo la scritta, vabbè, siamo molto contenti. Cioè ragazzi, già sta togliendo la scritta su questi pennelli, va bene, e ce l'ho da 3 settimane, tanto, vabbè. Comunque questo qui, questo è quello che utilizzo per quanto riguarda la stesura del fondotinta liquido. È veramente ottimo, ottimo. Non ho mai utilizzato un prodotto del genere, cioè un pennello del genere. Ho sempre utilizzato lo stipple brush, quello lì, il duo fibra. Ma questo veramente mi piace tanto. La stesura uniforme, molto confortevole, essendo anche molto morbidoso. Non volevo utilizzarlo per stendere la cipria, perché è piccolo. Preferisco la sfera della cipria con un bel pennellone grosso, così subito faccio e va bene. Questo invece l'ho utilizzato, vi ho detto, per il fondotinta e mi trovo un amore, davvero uniforme, veloce, perfetto. Quindi voto per questo set un 8, 8,5, 9. Potevano evitare un 8, un 8. Questi due li potevano pure evitare di includere. E infine il blush, che è bellissimo, è molto morbido, molto fitto e va bene. Questo è ottimo anche per il contouring, anche se un po' grosso, ma alla fine lo utilizzo per il blush. Sì, lo so, è un peccato spendere tutti questi soldi solo per un pennello blush, però va bene. Infatti ci diamo un punto in meno solo perché costa tanto, però è molto morbidoso e vabbè, mi piace, è uno sfizio, cioè alla fine non è indispensabile, no? Ok, è uno sfizio, però ci sta, mi piace, vabbè, fa bene il suo lavoro. Che ci vuole il blush, vabbè. Così. Questa mia recensione spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile per i vostri acquisti magari futuri di questi pennelli o meno, o non. Fatemi sapere se anche voi siete trovati bene su questi pennelli, se avete dei pareri differenti dai miei, oppure se avete la stessa opinione rispetto a alcuni pennelli. Fatemi sapere, aspetto i vostri commenti. Un bacio ragazze, alla prossima. Ciao ragazze, ci vediamo presto.